popolo. Chiedo innanzitutto che prenda per me tu stessi, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, magistrati Carla Dal Ponte e Claudio Lehmann. Indagano sul riciclaggio di denaro sporco in Svizzera. Sulla scogliera davanti alla villa viene ritrovata una borsa piena di esplosivo. 23 kg di gelatina dentro una cassetta metallica chiusa ermeticamente. Un ordigno micidiale che avrebbe distrutto ogni cosa e lacerato a morte una persona entro un raggio di 20 metri. Il 19 luglio del 1992 esplode un'autobomba di fronte alla casa della madre, in via D'Amelio, a Palermo. Restano a terra, oltre al giudice, anche 5 agenti della sua scorta. È la seconda strage in poco meno di 2 mesi, ancora più controversa. I lati oscuri, dopo 20 anni, sono ancora troppi. Qual è dunque il vero movente dell'omicidio di Paolo Borsellino? Si tratta solo di un altro magistrato scomodo per Cosa Nostra? O ha toccato i cavi dell'alta tensione del rapporto Stato-mafia? Certo è che alcuni dei primi club di Forza Italia in Sicilia vengono organizzati da persone interne a Cosa Nostra, o vicine a Cosa Nostra, o per conto di Cosa Nostra. Roma è il teatro del primo attentato. Il 14 maggio esplode una bomba in via Fauro, senza causare vittime, pochi secondi dopo il passaggio di un'auto con a bordo Maurizio Costanzo e la moglie. Perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitto. Questo avete fatto stasera. C'è un'altra ipotesi. Costanzo, insieme a Michele Santoro, è tentato dall'idea di entrare in politica. Come riferisce il pentito Gioacchino Pennino, è un progetto che suscita più di una contrarietà. La lettura dell'episodio si concentra sulla figura di Lorenzo Narracci, che abitava al numero 94 di via Fauro. Braccio destro di Contrada, il suo numero di telefono era stato rinvenuto su un bigliettino nei pressi di Capaci, subito dopo la strage. L'attuale funzionario dell'AISI, dopo le ultime dichiarazioni di Spatuzza, è ora indagato dalla procura di Caltanissetta per concorso in strage con finalità terroristica, in riferimento a via D'Amelio. Pensare che lui sia molto protetto o che sia molto bravo, o soprattutto è possibile che abbia delle conoscenze. Da Roma a Firenze. Appena 2 settimane dopo via Fauro, un nuovo ordigno deflagra in via dei Gergofili. Gli esiti sono tragici, 5 morti e 48 feriti. Cosa Nostra mette il terrore sul piatto dei rapporti con lo Stato.